Sicuramente l'impatto con il mister è stato positivo. Ovviamente questi giorni è stata fatta una buona mole di lavoro, insomma, a distanze lunghe, come è giusto che sia. E la squadra sta andando bene, è un gruppo giovane, con qualche vecchietto, tra cui il sottoscritto, insomma, si sta lavorando bene e sono tutti i presupposti per far sì che la stagione sia positiva. Ma un mesetto fa ho fatto un'intervista. Parlare adesso di obiettivi mi sembra un pochino presto, illudere la gente non mi piace. Sicuramente io e i miei compagni faremo un campionato importante, dopo alla fine se dovesse essere di vertice, insomma, saremo tutti contenti. Dalla nostra parte ce la metteremo tutta e anche di più, insomma, perché gli ultimi 6 mesi di campionato appena trascorsi, insomma, sono stati sotto gli occhi di tutti, insomma, abbiamo poco da dire, quindi abbiamo tutta la voglia di rimetterci in gioco e di fare bene. Sì, la prima settimana di lavoro appunto è stata proprio improntata su questo, sulle sue idee, e noi cerchiamo di metterle in pratica. È chiaro che in una settimana non si può fare tutto, e anche oggi ovviamente la stanchezza ha fatto la sua parte, però dalla nostra insomma, cerchiamo di seguirlo. Le sue idee ovviamente sono offensive e si vede, i tre attaccanti lo dimostrano. Gli uomini adatti per fare questo tipo di gioco, secondo me, ci sono. È chiaro, vanno sistemate alcune situazioni personali, insomma, di mercato. Speriamo che arrivi in fretta questo 31 agosto, in modo da avere una 2 settembre, da avere appunto la rosa al completo, in modo che chi c'è, e così da veramente da chiudere tutto e puntare al campionato. Insomma. Per quanto mi riguarda, la cosa importante è 4 dietro, insomma, se mi togli un esterno di qua di là vado in difficoltà, quindi dal punto di vista dei 4 il mister non fa sconti, appunto si lavora sui 4, poi quello che viene davanti. I sistemi di gioco onestamente sono sempre gli stessi, tra virgolette, perché poi i movimenti, una volta che uno ha la palla davanti, se non c'è movimento, che sia 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1, siamo morti, insomma. Quindi ripeto, appunto, dobbiamo seguire il mister, che ha tante idee. Non dobbiamo certo inseguire chissà quale sogno di calcio champagne, noi dobbiamo essere pratici, e quando c'è da fare gol bisogna fare gol, e quando c'è da non prendere bisogna non prendere, quindi essere estremamente pratici, appunto, e fare quello che serve. L'altro giorno parlando l'ha detto, io la penso come lui, ho visto raramente giocare male e vincere, può succedere sicuramente, però la lunga non paga, paga sicuramente giocare bene e i risultati arrivano di conseguenza. Da parte della squadra c'è grande motivazione, come dicevo prima, grande motivazione di far bene, appunto, perché ci aspetta un campionato dove vogliamo essere protagonisti a tutti i costi, speriamo appunto di riuscirci. Insomma, da parte mia metto a disposizione la mia esperienza, questi nanetti mi fanno disperare, vanno a 3.000, vanno, quindi insomma cerchiamo di tenere un pochino botta, però insomma vanno inquadrati, ma vanno anche lasciati liberi di esprimere tutte le loro qualità, che sono tante. Ma Pesculli, insomma, non lo scopo certo io. So che da parte sua c'è grande volontà di tornare, e so che anche se ne sta parlando. Non è semplice, perché insomma, bisogna trattare con la Lazio, insomma, conosciamo le situazioni, io conosco bene. Quindi io me lo auguro che possa tornare, perché comunque un giocatore di quel livello, di quell'esperienza, può sicuramente essere utile.